Bella vecchi drama, insieme, grazie. Siamo Eccoci qua. tornati. C'ho la voce così perché Perché sei per Roma Juve, ho no? urlato per Roma Juve. Sì, ancora sto così. Tra l'altro, uscirà un video sul canale di Frax e uno sul nostro canale dove io praticamente faccio un gameplay senza voce. Faccio tipo stecco tutto quanto. Comunque, non è questo il caso. Ma oggi siamo con un video molto carino perché girando per il webs ho trovato questo sito che fa Europa League Qualifier o Ikea Furniture. Ok, voi adesso direte che cazzo? Cioè, proprio così. Che cazzo, What the proprio questa fuck? intonazione, che cazzo? What the fuck? E praticamente questo sito Non te posso dire è un test dove ci sono 15 domande e dà 15 nomi. Di questi 15 nomi noi dovremmo dire se è un mobile dell'IKEA, che vende l'IKEA, o una squadra che gioca in Europa League. Io allora, vedendo questa cosa, ho fatto la prima domanda, che solo, però mi sono fermato perché sennò il video non veniva bene, cioè non veniva carino, e l'ho sbagliata, quindi la prima la farò fare a lui, poi le altre le guardiamo insieme, e vi facciamo vedere, tipo, adesso vi faccio get stuck in, cioè cominciamo il video, intanto si apre la porta random. La Fantastico. prima è Renova, è un mobile dell'IKEA, Ikea, Ikea, me lo o ricordo. Renova League Qualifier, Io mi ricordo un mobile di Ikea. quindi vediamo Vai. IKEA. Ma No, che stai a anche dire? io ho messo Ikea. Io ti giuro che ricordo che era un mobile dell'Ikea. Aspetta. Repubblica della Anche Macedonia. io pensavo che era un mobile dell'Ikea. Infatti ho detto Ikea, sono proprio veloce. E invece no, è una squadra che gioca in Europa League, la squadra della Macedonia. Che ha perso 5-1 nel primo turno delle qualificazioni. Vabbè. Ma provate anche voi da casa, poi mi dite magari quante ne avete fatte giuste. Cooper. Questa è Ikea. Ikea Europa League. Questa è Ikea, dai. Questa deve essere per forza Dici che Ikea. Ikea? Sì. Secondo me no. Il cover mi dà proprio un'idea di squadra. A me mi dà proprio da tipo di comodino quello vicino al Vediamo letto, no? Ikea. Mobile Cooper. Vediamo. No, dai, dai. Cooper Capodistria. È della Slovenia. È una squadra della Slovenia. Ha perso 6 a 4 contro l'Hajduk Spalato. Dagstorp. Questa è Questa è Ikea. Ikea. Questa è seriamente Ikea. Guarda, ma è una squadra, È una squadra pure questa, secondo me. Ma fammi capire, ma se tipo è sbagliato, ti darmo un biglietto come immagine. Penso di sì, sei Ikea, tipo il mobiletto dell'Ikea. Ma che spettacolo. Dagstorp. Andiamo un'altra volta. O prima o poi dovrebbe essere Ikea. Eh sì, prima o poi. Sì, dai. Ikea. Dagstorp, sì, mi sa di Come letto. dite? Tipo, mi sento Tonio Cartonio. Come Come dite, dite? amici? Come dite? Come dice, amico mio? Ikea. Ikea? Ikea, Ikea. Sì, Oh, è un sì, è un divano. divano dell'Ikea. Oh, però è figo come divano. Beh, so famo. È Dai, la casa nostra. che Non c'avevi? abbiamo. Lo mettiamo qua dietro. Non abbiamo una casa. Arsted. Allora, a me mi dà una squadra Sì, pure dell'Albania. Starsted, Europa League. Sì, Come me, questo è uno Europa specchio. League. Europa League Europa Qualifier. League. No, La lampada. allora siamo una giusta su quattro. Sì. Che brutta cosa. È una lampada, ok, bene. Mere, questa la so, è una squadra. È una È una squadra. squadra. Sì. È una tenda. È una squadra, è una grandissima squadra. Raga, è impossibile sto test, è veramente impossibile. Cioè, io pensavo che era molto più semplice. Kairat. Squadra. Squadra? Sì, sono convinto. Squadra. Olè! Sì. Del Kazakistan. Balzan. Questa è una cosa che in milanese significa che non. Che non Cioè, c'è. salta, che non Salta, sì. balza. Per me è una squadra. Pure per me. Balzan Male! FC, dai, Malta. Malta. Grandissimo Il Balzan, siamo a fantastico Teo. Balzan FC, sì, capito? 3 su 7. 3 su 7, ragazzi. Jelgava, questa è Ikea. Dici? Secondo me sì. Sei sicuro? Vai. Porca roia. Dove Latvia. è? Lettonia. Cioè, dal 2004. Cioè, ma come cazzo posso conoscere una squadra che è nata nel Cioè, quando hanno costruito il 2004? primo IKEA in Italia, questa squadra ancora non esisteva. Esatto. Cioè, Cioè, ma poi qua, ma c'hanno una renna. Saxan, questo lo so, l'IKEA l'ho comprata. L'ho comprata, sta cosa. Non so cosa, ma non mi viene. Mazza, hai comprato Ho una comprato squadra? Hai comprato una grande. squadra? Puoi vedere una squadra? In Moldavia. No, no, no! Saxan ieri da Moldava. Donbass, no, Donbass è una squadra ucraina. La conosco. Sicuro? Sì. È una squadra ucraina, eh! Ma che stai a Poi c'è la scherzare? Donbass Arena dove gioca lo Shakhtar. Ho capito, ma non vuol dire che c'ho pure la squadra, scusa, eh! Vabbè, un armadio molto ucraino. Beh, sì, l'ho fatto entrare. Sparsam sta in giro per tutta Europa. Quindi gioca per forza Europa Sì. League. Illumina tutta l'Europa.
Ma porco due. Ma che cazzo di nomi gli danno, più che altro? Cioè, l'orrora, per me è Ikea, dai. No. Ti ho detto che era Ikea. È un bagno, è un... sono i lavabbi. Sono i lavabbi. I lavabbi del bagno. Ma che cazzo l'hanno visto i lavabbi dall'Ikea? No, infatti mai. Cioè. Vitek Slovak. Questa è Europa League. Dish. È la squadra lituana, questa squadra. Non lo sento. Sei sicuro? Vai. E olè! È la squadra? Bulgaria. Odd. Ah, no, questa è questa. No, 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 sicuro. No, per me è norvegese. Cosa norvegese? Io mi ricordo che era pure un mobile norvegese di guarda caso. Carta. Forbice. Che cazzo? I was gonna clean my room until I got high. È bello che magari tu avessi buttato carta, io forbice. Oh, avrei vinto. Quindi dispari. Ah, non facciamo carta, forbice, sasso. Dispari. Pari. Bim bum vale giù. Carta. Ho vinto. 5, vabbè, comunque dispari. Olè! Oh. Norvegian. Ci ho preso! Ma è anche un mobile dell'Ikea, fidate. No. Vai. L'ultima, lati. Ikea. Mazza! Figo! Del 96, cioè sono più vecchio io. Noi abbiamo fatto giuste su... Aspetta, vediamo quanto è. Sì, oddio, 33%. Quindi vuol dire che abbiamo fatto giuste 5 su 15. Sì. Da paura. Cioè. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video, noi ci siamo tagliati un sacco a farlo perché ovviamente sembra semplice, ma non è semplice. Sì, ma tu ti rendi conto che io non mi ricordo le risposte, quindi se lo rifacciamo rifare sì, il 33%. Diteci quanto avete fatto anche voi, se ne avete fatto il più giusto di noi o meno. Lasciate la carica prima del video. E ragazzi, se avete qualche test simile, tipo anche su YouTube, su qualcos'altro, proprio un test dove rispondi alle domande alla fine dice quanto sei... fenomeno. Ma ce l'hai lungo così, queste cose qua. Diglielo qua sotto, consigliateci che magari ci facciamo qualche video. Se vi è piaciuto, lasciate un like. In descrizione ci sono i nostri link di Instagram. Ragazzi, da Granas è tutto e bella. Ciao.